Bene, dopo che abbiamo introdotto i principi dell'approccio human-centered, della progettazione, del design umano-centrico, dopo che abbiamo visto il double diamond, quindi il framework del design thinking, è giunto il momento di andare a esplodere le quattro fasi della metodologia, del framework del design thinking, in maniera tale da poterti fornire un po' di strumenti per approcciare ogni singola fase nel miglior modo possibile. Quindi partiamo subito dalla fase di define, la fase di discover, dove uno degli strumenti forse più famosi, importanti e conosciuti, e oltretutto anche forse più utile dal punto di vista di un designer, è la creazione delle buyer personas. Cosa sono le buyer's persona? Sono innanzitutto una metodologia che ci permette di definire il target, gli esseri umani ai quali effettivamente ci stiamo rivolgendo, ai quali vogliamo, proporre la nostra futura soluzione attraverso che cosa? Attraverso una fase di understanding, una fase di learning and discovering, che ci permette non soltanto di definire gli aspetti demografici di quel segmento di mercato, di quelle buyer personas, ma anche con altri strumenti, quali l'empathy map, piuttosto che le interviste, lo shadowing, di definirne eventualmente i comportamenti all'interno del loro contesto e soprattutto determinati aspetti psicografici. Quindi questa è la prima fase, il primo step del double diamond del framework del design thinking. Ovviamente, oltre ai buyer personas, io ti darò una panoramica più dettagliata possibile, tenendo conto che questo non è un corso di una giornata intera, di ulteriori strumenti, tools e metodologie che ti permettono appunto di creare la prima fase di empatizzazione del framework del design thinking. Tra cui, oltre alle buyer personas, potresti utilizzare un empathy map, potresti sicuramente, ed è il mio consiglio personale, fare delle interviste utenti e poi ti fornirò nel video successivo tutti gli elementi, tutti gli strumenti, il framework, il flusso, la liberatoria, il processo di screening e recruitment per le persone da intervistare per appunto poter costruire le tue interviste utenti. Potresti fare ovviamente anche delle desk research, delle ricerche più quantitative, magari andando a cercare nei gruppi Facebook di cosa parlano quelle buyer personas in target. Potresti cercare anche eventualmente su LinkedIn determinate figure per poter mappare determinate caratteristiche, magari lavorative, professionali del target di utenti ai quali ti vuoi riferire. E poi eventualmente, se hai la possibilità, fare shadowing, ovvero andare nel luogo fisico, nello spazio fisico, dove queste persone comprano le azioni. Tu pensa a un utente che è un consumatore che entra all'interno di un negozio di abbigliamento o all'interno di un fast food. Potresti stare lì una giornata intera e osservare cosa fanno le persone prendendo nota appunto dei loro comportamenti. Allora, quando parliamo di buyer persona, se io ho creato questo framework, l'ho ricreato un po' io, il mio consiglio è sempre quello di cercare di customizzare, di personalizzare gli strumenti che si trovano online, che si trovano in rete, aggiungendo o togliendo quei pezzi che possono servire o meno. Ovviamente online trovi tantissime template per fare le buyer personas, questo è il mio personale dove ho aggiunto alcuni elementi che ritenevo importanti, perché durante le sessioni di design thinking mi sono reso conto che alcuni framework che utilizzavano avevano delle lacune, avevano delle mancanze, mentre altri magari erano troppo complessi e non si faceva neanche tempo a finirli. Detto questo, poi ci sposteremo su Miro, ti farò vedere come avviene, quali sono i pezzi da compilare all'interno di questo Canva, in maniera tale da poterti permettere di sperimentarlo direttamente all'interno del tuo programma di innovazione. Questi sono alcuni template bellissimi dal punto di vista grafico. Ovviamente le buyer personas che faccio io non sono così belle, sono semplicemente gli sticky notes, sono dei post-it appiccicati su un manifesto, su un cartellone appeso in ufficio, che spesso e volentieri hai il compito magari di rimuovere perché determinate ipotesi, assumption e ipotesi iniziali, strada facendo, magari dopo che hai fatto l'intervista agli utenti, ti rendi conto che quella buyer persona non aveva quella caratteristica, e di conseguenza utilizzare i post-it è utile proprio perché li puoi attaccare, li puoi staccare strada facendo. Ricordandoci sempre che il processo di design thinking non è un processo lineare. Io costruisco le buyer personas, poi magari faccio appunto le interviste utenti o faccio dello shadowing, mi rendo conto che determinati elementi che ho appiccicato all'interno di quel canvas per quella buyer personas sono invalidati, quindi li posso staccare e riscrivere nella maniera più corretta. Ricordati sempre il processo di validazione, perché
apro e chiudo una parentesi velocissima, tutto quello che stai facendo a livello di canvas, di framework, di post-it durante i tuoi workshop potrebbe essere diverso rispetto a come le persone effettivamente si comportano nel mondo reale. Quindi il mio suggerimento è sempre quello di pensare in maniera molto chiara che quello che stai costruendo a livello di canvas e di framework sono solo ipotesi. Poi get out of the building, vai fuori dall'ufficio e guarda le persone come si comportano realmente nella loro vita reale. Allora, facciamo un'altra piccola parentesi, un piccolo esercizio in cui io ti suggerisco questi elementi demografici di una buyer persona, una persona, di un essere umano che esiste veramente. E poi proviamo, ti chiedo effettivamente di provare a immaginare a chi corrispondono queste caratteristiche demografiche. È una persona molto ricca, molto, molto ricca. È nata nel 48, è un uomo, è nato, vissuto, a tutt'oggi vive in UK, a Londra, credo. È una persona molto famosa e riconoscibile. Ha due figli, ama i cani e le Alpi. Allora, in qualche modo forse nella tua testa si è accesa una sorta di immagine, il nostro cervello lavora per immagini, forse in un certo qual modo, forse, non lo so, si è accesa questa persona qui, quindi il principe Carlo, perché effettivamente corrisponde a quegli aspetti demografici. Ma se ti dicessi che Ozzy Osbourne ha le stesse caratteristiche demografiche, questa cosa tenderebbe un attimino a spiazzarci. Questo perché lo dico? Lo dico perché fondamentalmente fare del buyer persona senza tener conto del contesto e dell'esperienza pregressa e degli obiettivi e dello stile di vita che hanno non è sufficiente, perché ovviamente va a creare dei misunderstanding. Le buyer persona, tieni conto che nascono fondamentalmente nel marketing per creare delle audience su Facebook, Instagram, LinkedIn, e per costruirci sopra delle campagne sponsorizzate. Quindi queste audience, queste buyer personas, nascono prevalentemente accomunate da determinate caratteristiche demografiche, perché sono gli elementi che a livello di social network è più facile dal punto di vista di un algoritmo reperire. Io nel momento in cui mi iscrivo su Facebook, ad esempio, faccio tutta una serie di passaggi attraverso i quali condivido le mie caratteristiche demografiche. Poi l'algoritmo piano piano ovviamente incomincia a capire di cosa mi interesso anche, di quali magari film ho visto, piuttosto che quali libri ho letto. E questi sono elementi aggiuntivi che creano anche una sorta di interesse. Ma la buyer persona di per sé, costruita solo e esclusivamente dal punto di vista demografico, molte volte dà origine a appunto dei misunderstanding. Quindi il mio suggerimento, oltre alla buyer persona, si costruire delle user stories. Perché? Perché ogni essere umano ha nella sua vita, nel suo contesto, degli obiettivi. Piccoli o grandi che siano, ha comunque dei job to be done, ha dei desideri, ha delle mete che vuole raggiungere. Quindi le user stories sono uno strumento che nascono dalla metodologia agile, che sono molto potenti perché permettono a tutto il team di restare focalizzato in maniera molto molto puntuale su un'unica necessità che quell'utente ha. Quindi ti faccio un esempio, questo è il framework tipico. In quanto tipologia di utente voglio un'azione, una caratteristica in maniera tale che possa raggiungere un goal, un obiettivo. Ti faccio un esempio. As a runner, I want to track the miles I run each day so that I can have a good understanding of how much I've exercised. Quindi, in quanto runner, il runner è la buyer personas, è il target al quale mi sto riferendo, ho bisogno di cosa? Di misurare, di tenere traccia dei chilometri, delle miglia che corro ogni giorno. Perché? Perché così posso avere una buona consapevolezza di quanto esercizio sto facendo. E è molto interessante notare che la user story la stai scrivendo mettendoti nei panni dell'utente al quale ti stai rivolgendo. Quindi le user story sono un ottimo modo per permettere al team appunto di fare focus su una buyer persona e soprattutto sul suo obiettivo, sul suo contesto, sul suo desiderio, su quello che viene definito appunto job to be done. Ci sono alcuni framework template per creare le user stories, gli storyboard, ti lascio qui alcuni link. Io ne utilizzavo un paio su Trello, non so se sei familiare con questa piattaforma, piuttosto che Mural, piuttosto che Miro, fai delle ricerche online, ci sono tantissimi spunti totalmente liberi a cui accedere.
Ulteriore spunto che mi sento di consigliarti è quello di creare un empathy map che fondamentalmente si va ad aggiungere eventualmente, se vuoi, è un nice to have, si va ad aggiungere alla user stories. Questa empathy map tiene conto fondamentalmente di cosa? Di determinati comportamenti che l'utente ha o effettivamente vorrebbe avere. Quindi c'è una parte inerente a quello che dice, quello che pensa, quello che sente a livello emotivo e quello che fa in maniera pratica. Quindi che cosa pensa, cerca di descrivere che cosa effettivamente passa nella mente del tuo cliente, del tuo utente finale, del tuo consumatore, del tuo donatore. Che cosa sente, cioè ovvero descrivi il feeling, descrivi i sentimenti che lui prova, magari in relazione al problema che sta cercando di risolvere nel suo contesto quotidiano. Cosa dice in pubblico, cosa dice agli amici, cosa dice in famiglia e cosa fa, ovviamente come si comporta in pubblico e quali sono magari eventualmente le differenze tra quello che dice e quello che fa. E questo è un aspetto che potreste effettivamente andare a indagare e approfondire all'interno delle interviste utenti. L'empathy map, dal mio punto di vista, serve soprattutto appunto per permetterti di costruire le domande delle interviste, che poi vedremo appunto in un video successivo. Poi, all'interno dell'empathy map, se vuoi, puoi anche aggiungere quello che fondamentalmente viene anche un po' anticipato nelle user story, quindi che cos'è che vuole raggiungere, qual è l'obiettivo di questa di quest'utente, di questo essere umano, e poi dall'altra parte quali sono le barriere, gli ostacoli, le frizioni che incontra nel cercare appunto di adempiere a quel suo desiderio. Ultima parte che volevo condividere è quella relativa agli archetipi di personalità. Forse se hai fatto marketing, forse se fai comunicazione, forse se fai branding, questo è un tema conosciuto. Ci sono fondamentalmente una dozzina, 12 archetipi di personalità che vengono accomunati, che vengono clusterizzati all'interno di quattro cluster, di quattro insieme, ovvero quello della stabilità e del controllo, dove rientrano ad esempio i caregiver, i creator, il cluster invece, quello azzurro, che fa più riferimento a un elemento di libertà, sono le persone un po' più libertine, sono le persone che sono esploratori, sono le persone saggi, sono le persone che hanno voglia appunto di viaggiare, di mettersi in gioco, di rompere anche se vogliamo un po' le regole. E apro e chiudo una parentesi, gli esseri umani non hanno solo un unico archetipo di personalità, ne hanno magari anche più di uno, gli archetipi possono essere sovrapposti, possono esserci dei dettagli di uno che rientrano in un altro, quindi non considerarlo come un insieme chiuso e finito. Poi c'è l'archetipo, il cluster, l'insieme degli archetipi delle persone che appunto cercano di affrontare le proprie paure. Sono le persone che amano in un certo qual senso anche un po' il rischio, no? Sono i ribelli, sono gli eroi. E poi ci sono le persone con il senso di appartenenza, le persone che credono fermamente nell'amore, credono nella quotidianità, nella routine, sono un po' gli esseri comuni. Andiamo comunque a vedere un pochettino nel dettaglio le 12 personalità, i 12 archetipi associati ai brand, così magari è anche più semplice comprenderli. L'angelo custode è il caregiver, è sempre associato di norma a un colore azzurro-verde. Se tu ci pensi, tutto il mondo dell'healthcare si porta dietro questo archetipo di personalità, no? Così, come ad esempio magari Pampers utilizza appunto questa comunicazione non verbale che si porta, che è legata appunto al concetto di caregiver, quindi di angelo custode. C'è il sovrano che è legato al potere, pensa Rolex, pensa un po' a tutti i brand luxury che conosci. C'è il creatore, io ad esempio rientro un po' in questa categoria, io sono un giocatore, gioco ancora con i Lego, quindi mi definisco appunto creatore, una persona che costruisce le cose, una persona anche dotata di una buona immaginazione e di una buona creatività. C'è l'innocente, quindi la persona che, tra virgolette, crede anche un po' alle favole, gli piace perdersi all'interno delle favole, dei sogni, come potrebbe essere Mulino Bianco. Il saggio, se ci pensi Google, tra virgolette, potrebbe essere un archetipo, anche se non è un essere umano, potrebbe essere un archetipo, di questa personalità, quindi una persona che ha, accesso al sapere, che diffonde sapere e conoscenza. L'esploratore, subito viene lampante, North Face, Never Stop Exploring. L'eroe, sotto il punto di vista dell'eroe, è una persona che è in continua sfida non solo con se stesso, ma con il mondo esterno.
qui dietro, se vuoi, c'è tutto il framework dello storytelling e dei tre atti che portano appunto l'uomo, l'essere umano, a affrontare il demone interno e a sfidarlo per poi sconfiggerlo e rinascere con una versione migliore di se stesso. C'è il mago, ovvero pensa a Mastercard, non ti preoccupare, c'è il mago che risolve comunque i tuoi problemi. Per tutto il resto, appunto, c'è Mastercard, quello è il concetto che stava dietro un pochettino alla pubblicità, non so se te la ricordi, appunto della carta di credito. C'è il ribelle, sotto il punto di vista della ribellione mi è venuto in mente Diesel con quella sua campagna Goodbye Inhibitions, quindi la ribellione dal punto di vista appunto della sfida verso le etichette, il comportamento sociale. Poi c'è l'uomo comune è l'uomo Ikea, l'uomo è famiglia, l'uomo è padre, il marito. E il burlone, quando parliamo di archetipo burlone, mi è subito venuto in mente M&M's come brand. E poi l'amante, tra tanti, ad esempio Müller, fate l'amore con il sapore, quindi questo brand molto passionale. Ogni campagna, ogni comunicazione, ogni brand si porta dietro di per sé uno o più archetipi di personalità che ovviamente sono associati alle buyer personas. Questo, dal mio punto di vista, è un ragionamento importante da fare, perché nel momento in cui hai identificato una buyer persona, quella buyer persona non è solo ed esclusivamente un poster con delle etichette demografiche, ma è una persona con una sua personalità, con un suo carattere. Quindi tu pensa anche, ad esempio, a costruire una landing page per promuovere un nuovo prodotto, un nuovo servizio che si rivolge a delle persone che, ad esempio, hanno un archetipo di personalità, tipo questa passionale amante. Tutta la comunicazione, i colori, lo storytelling, le immagini che dovrai andare a inserire all'interno di quella landing page che farai vedere a specifiche utenti, specifici utenti in target, dovrà appunto rispecchiare quegli standard che vengono appunto rappresentati dall'archetipo di personalità dell'amante in questo caso. Quindi prova a spendere anche qualche ragionamento su come effettivamente creare le varie persone tenendo conto dell'archetipo di personalità. Bene, anche questo video è concluso. Approfondiremo successivamente un ulteriore modulo della fase di empatizzazione del primo framework, del primo step del framework del design thinking, dove ti fornirò tutte le informazioni per costruire le interviste.